Tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa elegante giacchetta o coprispalle che io ho deciso di chiamare Cupido. Questo perché il filato che ho utilizzato è il filato Cupido dell'Adrian File. È la prima volta che lo uso ed è fantastico. È un gomitolo con il filato sottile perché io ho lavorato con l'uncinetto numero 3 e ogni gomito da 50 grammi misura 160 metri, quindi ha un ottimo metraggio ed è un misto di cotone, acrilico, poliammide, altre fibre e fibre metallizzate. Infatti, guardate, è comunque, ecco, così si vede meglio. Comunque c'è questa sorta di brillantini che ogni tanto spuntano, veramente molto molto bello. Il colore che ho usato io è il colore 22, ma sul sito, di cui vi lascio il link in descrizione, Filati Elsa, trovate altri colori. Ve ne voglio mostrare altri due: questo che è prettamente estivo, quindi questo azzurro molto particolare, oppure andiamo su un classico, ossia questo grigio laminato. Io ho optato per questo fragola perché mi piaceva di più a questa tonalità per abbinarla ad alcuni outfit che ho, anche se questo è intramontabile in quanto si può abbinare a tantissimi outfit. Parliamo invece un attimo del quantitativo. Per realizzare questa giacchetta, che è una taglia S, io ho utilizzato 200 grammi. Come vi ho detto, ho lavorato con l'uncinetto numero 3. Per una taglia M vi occorrono 250 grammi, per una taglia L vi occorrono 300 grammi. Naturalmente, se volete farla più lunga, quindi che vi arrivi in vita o vi arrivi ai fianchi, dovete aumentare almeno di 50, se fino ai fianchi, quindi pochi centimetri, o 100 grammi se la volete più lunga. Per quanto riguarda invece la lavorazione, vi dico già che è semplicissima: si parte dal sotto e si va a lavorare un solo giro che viene sempre ripetuto. Si arriva agli scalfi, anche in questo caso si lavora sempre un giro e si lavorano separatamente le due parti avanti e la parte dietro. Una volta fatto questo, si va a lavorare intorno agli scalfi e, per avere lo stesso motivo, i giri da fare diventano due. Questo perché appunto si va a lavorare in tondo e non più in giri di andata e ritorno, e si lavora fino alla lunghezza desiderata. Quindi, come potete capire, è veramente una giacchettina semplicissima, ma che utilizzeremo tantissimo quest'estate. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di incidentare e spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacchetta, io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian File linea Cupido, che è questo gomitolo da 50 grammi che misura 160 metri. È bellissimo. Il colore che ho scelto io è il numero 22. E qui, come vedete, io ho già iniziato a fare la lavorazione. La lavorazione che andiamo a fare, io utilizzerò l'uncinetto numero 7, scusate, del numero 3. E se la lavorazione si ottiene su un multiplo di 8, a cui va aggiunta una catenella. Nel mio caso, io ho lavorato 136 catenelle più una, quindi un totale di 137. Quindi mi raccomando, per le taglie più grandi, per chi deve aumentare, in questo caso io vi dico di aumentare di 3 motivi per una taglia M, di 6 motivi per una taglia L, in modo tale da avere un motivo in più per lato. Quindi a taglia S io ho montato 137 catenelle, 136 più una, quindi una taglia M deve andare a montare 8 motivi, scusatemi, 3 motivi in più, quindi un totale di 24 catenelle in più. Taglia L deve invece aumentarne 48, quindi, come abbiamo detto, deve fare almeno 6 motivi. Questo vi permetterà, per una taglia M, di avere un motivo in più per lato, per una taglia L di avere 2 motivi in più per lato. Detto ciò, come vi ho detto, io vi farò vedere la lavorazione su un piccolo campione, che è questa qui che vedete, ed è veramente semplicissima perché è un giro che va sempre ripetuto. Quindi possiamo iniziare subito a fare il nostro primo giro. Sposto un po' questo in modo tale che non vi dia fastidio. Mi tolgo gli anelli sempre perché così non vi danno fastidio che la luce ci riflette. E quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che è poi l'ultimo, che però vi farò vedere come va ripetuto. E andiamo quindi a fare 2 catenelle, scusate, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Entriamo nella prima delle nostre catenelle di base e andiamo a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendiamo il filo, rientriamo sempre nella stessa catenella e andiamo a fare altre 2 maglie alte. Una, 2. E facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo 4 catenelle di base, entriamo nella quinta e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, saltiamo 2 catenelle di base e si ricomincia da capo. Quindi noi andiamo a fare 2 maglie alte,
una e rientriamo due. Catenella di separazione, prendiamo il filo, rientriamo nella stessa catenella, andiamo a fare altre due maglie alte. Una, due, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro, altre due maglie alte, una, due, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, si saltano 2 catenelle e si ricomincia da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi 2 maglie alte, una, 2 catenella di separazione, rientriamo altre due maglie alte, una, 2, 5 catenelle, saltiamo 4 catenelle, entriamo nella quinta, andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Bisogna fare quindi questo per tutto il primo giro. Quindi dobbiamo terminare il giro, abbiamo fatto le 2 catenelle, saltiamo le ultime 2 catenelle, entriamo nell'ultima e andiamo a fare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, una, 2. E così abbiamo terminato il primo giro. Il primo giro vi ho detto che si ripete, adesso noi giriamo la lavorazione, vi faccio vedere come si andrà a fare di nuovo il primo giro e questo è quello che poi faremo sempre fino ad arrivare all'altezza. Tenete presente che io farò una giacca corta, quindi lavorerò pochi giri e poi andrò a mettere direttamente i marcatori. Diciamo che la giacchetta a me deve arrivare poco sotto il seno, più che una giacchetta è un crop top, ossia quindi quasi un coprispalle. Quindi andiamo a fare delle maglie bassissime fino a trovarci nella catenella di separazione e andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi andiamo a fare 2 maglie alte nell'archetto di una catenella del ventaglio, catenella di separazione, altre 2 maglie alte sempre nell'archetto del ventaglio, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, andiamo nell'archetto di 5 catenelle, realizziamo una maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo andiamo a fare il nostro ventaglio, 2 maglie alte, 1 catenella, 2 maglie alte nell'archetto di una catenella, 5 catenelle, archetto di 5 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella, si rientra 2 maglie alte, 5 catenelle, archetto di 5 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle, archetto di una catenella e andiamo a fare 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte. Dobbiamo terminare il giro, quindi sempre 5 catenelle, archetto di 5 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle ed entriamo nell'ultimo ventaglio e andiamo a fare il nostro ventaglio. Quindi 2 maglie alte, catenella, si rientra 2 maglie alte. E abbiamo terminato così il giro e questo è il giro che andiamo sempre a ripetere, quindi noi ci giriamo di nuovo ventaglio, di nuovo 5 catenelle e questa è la lavorazione che verrà fuori, quindi vedete molto, io in questo momento ce l'ho al contrario però perché stavo lavorando, però come vedete questa è la lavorazione che verrà fuori. Io naturalmente adesso vi farò, continuando il video, vi farò sapere quante volte sono andata a ripetere questo giro e poi andremo a vedere come continuare la lavorazione.
Allora, ho terminato di fare la mia parte iniziale della giacchetta, quindi come vi ho detto deve essere tipo un coprispalle, quindi ho fatto che mi copra il seno e sono andata a mettere sui marcatori. Io ho fatto un totale di 17 giri, quindi dal basso verso l'alto 17 giri e adesso sono andata a mettere i miei marcapunti per marcatori. Per mettere i marcatori io sono andata a contare le mie strisce di ventagli e ne ho un totale di 17, quindi che ho fatto? Ne ho messi 4 davanti per ogni lato, quindi 4 e 4 e 9 dietro. Mi raccomando, se ce l'avete pari, mettete quello in più dietro, perché davanti dovete avere lo stesso numero, ma non dovreste averlo se avete fatto, come vi ho detto, un aumento di 3 motivi ogni volta, proprio per avere un motivo in più per lato. Quindi ho messo appunto il mio marcatore subito dopo le 4 strisce e adesso vado a lavorare sempre il mio solito giro, però solamente su questi 4 strisce, e farò la stessa cosa sia avanti, quindi nelle due parti avanti, che dietro. Quindi come sempre vado a fare le mie maglie bassissime e poi vado a lavorare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2. Quindi poi vado a fare le mie 4 catenelle, scusate, le mie 5 catenelle, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle e lì vado a fare il mio ventaglio. Quindi lavoro normalmente il mio giro, quindi di nuovo 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, 5 catenelle, vado nell'archetto di 5 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle, vado nel ventaglio, di nuovo 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte, 5 catenelle, vado nell'archetto di 5 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle e termino il giro, quindi andando a fare il mio ultimo ventaglio. Quindi 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte, mi giro con la lavorazione e quindi vado di nuovo a fare il mio giro, maglie bassissime e andiamo a fare il nostro ventaglio, poi le 5 catenelle, maglia bassa e 2 catenelle. Continuo così fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, scusate, delle spalle. Naturalmente vi dirò quanti giri sono andata a fare, li farò da questa parte, li farò da questa parte, li farò anche dietro. Poi vi dirò come sono andata a cucire le spalle e poi andremo a fare anche le maniche. Allora, ho terminato la mia parte avanti e le due parti avanti e la parte dietro e io sono andata a lavorare per 11 giri in modo da avere uno scalfo di circa 15 centimetri e mezzo, che sono anche un po' di più perché qui comunque c'è uno spazio, quindi alla fine il giro completo è un po' più largo. Stessa cosa anche da quest'altra parte, poi sono andata a cucire il dietro sul davanti, cucendo sempre insieme le catenelle e naturalmente le maglie alte. Quindi vedete, qui mi è rimasto quello di mezzo libero. Ora possiamo andare a fare le maniche. Per fare le maniche io farò esattamente lo stesso punto, quindi lavorerò sempre lo stesso punto e lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 4, scusatemi, del numero 3. Allora, quindi mi aggancio sotto, scusate, mi dimentico sempre di togliere gli anelli che so che danno fastidio. Eccomi. Allora, dicevo, andiamo a lavorare quindi la parte di sotto della nostra manica. Adesso i giri che andremo a fare non saranno più uno solo, ma saranno due, proprio perché lavorando in giri di tondo la lavorazione cambia un po'. Quindi noi adesso, vedete, qui ho le 5 catenelle e le 2 catenelle. Mi aggancio qui, quindi non mi aggancio qui, ma mi aggancio qui e vado a lavorare le mie 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta. Rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ora vado a fare 2 catenelle, 1 2, entro nell'archetto di 5 catenelle, vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e supero le 2 catenelle, vado direttamente qui e di nuovo da fare 2 maglie alte, quindi 1 2,
catenella di separazione e rientro altre due maglie alte, una, due, di nuovo 2 catenelle, una, due, questa volta mi vado qui, salto una maglia alta orizzontale, vado qui dove ho la seconda e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle. Questa volta salto 2 maglie alte, vado nella terza e vado a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, una catenella, rientro altre 2 maglie alte e si ricomincia da capo. 2 catenelle, salto una maglia alta orizzontale e vado a fare la maglia bassa, 5 catenelle, salto 2 maglie orizzontali, vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella, rientro altre 2 maglie alte e ricomincio da capo. Quindi devo andare a fare questo per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il secondo giro. Sto per terminare quindi il primo giro, ho fatto le 5 catenelle, vado nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e faccio una maglia bassissima. Secondo giro con delle maglie bassissime, mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado sempre a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto di 5 catenelle e realizzo la mia maglia bassa, 2 catenelle, si ricomincia da capo. Quindi vedete, il nostro secondo giro corrisponde al giro che abbiamo sempre fatto, quindi 2 maglie alte, catenella, rientriamo 2 maglie alte e di nuovo andiamo a fare 5 catenelle, archetto di 5 catenelle, maglia bassa 2 catenelle. Ah, non vi ho detto che ho ripetuto il motivo per 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte, quindi intorno a tutto il mio scafo io ho ripetuto il motivo per 6 volte. Quindi adesso continuerò a lavorare il mio secondo giro, terminerò e poi ricominciamo col primo. Quindi andremo a fare 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle, 5 catenelle e poi si saltano le 2 catenelle e si va direttamente a fare le 2 maglie alte, ossia il nostro ventaglio. Quindi questi sono i due giri che dobbiamo ripetere per tutta la lunghezza della manica. Io sono ancora un po' decisa se fare manica lunga o manica tre quarti, comunque lavorerò una volta che avrò terminato, cioè piano piano proverò quindi il mio la mia lavorazione e deciderò alla fine quindi se fare manica lunga o manica tre quarti. Penso più una manica tre quarti, però naturalmente vi farò sapere. Ho terminato la mia manica, ho ripetuto i due giri per un totale di 20 volte, quindi in totale io ho 40 giri e come lunghezza va più che bene. Adesso andrò a fare anche l'altra manica. Ho terminato anche l'altra manica, quindi la mia giacchetta è terminata.